Voilà, siamo in diretta radio, RBE TV, canale 87, digitale terrestre e anche in TV. Potete guardare e ascoltare le nostre trasmissioni disponibili anche su rbe.it. Questo è un programma che va in onda ogni mattina, seconda parte della mattinata con voi. Da lunedì al venerdì vi teniamo compagnia con la musica, con gli incontri di una trasmissione che si chiama Café Bleu. Io sono Claudio Petronella ed è un piacere accompagnarvi in tutte le vostre faccende quotidiane, nello studio, magari preparate qualcosa di buono da mangiare, magari lavorate, state facendo le vostre commissioni. La mia trasmissione è con voi e in questa trasmissione speciale da Cavour per tutto Mele andiamo a scoprire tanti progetti, tante idee, tanti incontri, come quello con i danzatori di Brahma. Abbiamo con noi Sergio Bonino. Sergio, buongiorno! Buongiorno! Ben arrivato! Questo è il costume tipico dei danzatori di Brahma. Questo è il nostro costume, esatto, il nostro costume che indossiamo dal 1989. Vabbè, l'abbiamo rifatto un pochino, perché devo essere sincero. Ma magari è ben tenuto, ma la giacca è ancora quella, anche okay. Perché poi... È quella originale. Poi quando si danza si toglie, perché... Benissimo, allora, ecco, danzatori di Brahma, ieri siete andati in scena, diciamo così, qui a Tutto Mele con i Lupi Tacast, una band, un gruppo di giovani suonatori occitani che salutiamo, ringraziamo Luca e gli altri ragazzi. Danzatori di Brahma, se dovessi presentarlo a coloro, insomma, che non sanno che cos'è, che cos'è i danzatori di Brahma e chi partecipa a questo progetto? Allora, i danzatori di Brahma sono un gruppo di amici, prima di tutto, di volontari, che si trovano regolarmente una volta alla settimana per fare delle prove, provano dei balli del folklore sia locale, quindi occitano, dell'area occitana, e sia del folklore internazionale. Il nostro gruppo racchiude dei giovani dai 6 anni ai 18 e poi diciamo un gruppo più di adulti per arrivare fino ai 60 anni. Come che bellezza, quindi non solo persone adulte, mature diciamo, ma anche ragazzi e ragazze, che quindi insomma il futuro dei danzatori di Brahma. Ma chi era Brahma? Cos'è Brahma? Cos'è Brahma? Brahma nasce dalla leggenda della torre di Brahma, che è la torre che si trova, è un residuato diciamo della storia, una vecchia torre di avvistamento che sta sulla vetta della rocca che si chiama Brahma, della rocca Brahma di Cavour, okay. Esatto, e questa rocca di Brahma fama appunto ha la leggenda che questo gigante che è stato praticamente punito da Giove è stato schiacciato sulla terra da questo masso e quindi il gigante si lamenta e il popolo, diciamo, gli abitanti di Cavour lo allietano ballando e portandogli delle mele. Ah, ho capito. Quindi, okay. Insomma... E quindi ecco perché il Tutto Mele è a Cavour. E poi insomma, caro gigante di Brahma, si sa che una mela al giorno ti toglie un medico di torno, quindi insomma sta crescendo sano. Sta crescendo bene. E voi come danzatori e danzatrici di Brahma, insomma, proponete la vostra musica. Ieri esatto. Appunto l'evento con i Lupi Tacast, una gran bella festa. E tra poco, a proposito di festa, so che siete pronti e pronte, perché vedo qua fuori dall'inquadratura dei partecipanti e delle partecipanti, quindi anche giovani, diciamo, sì, con il costume tipico. Quindi tra poco ballerete per noi, Sergio? Balleremo per voi, sì. Ah, che bellezza. Il gruppo un po' ridotto, perché noi i ballerini sono circa 60, quindi oggi non possiamo... 70? Qui non ci stiamo tutti, ecco, sì. Però abbiamo una rappresentanza, abbiamo una ragazzina che ha 6 anni, manca il mio nipote che ieri sera ha ballato e poi non è stato bene nella notte, quindi ha dovuto saltare. Però poi abbiamo due ragazze che erano bambine anche loro, perché... Questa storia dei danzatori di Brahma nasce anche grazie all'impegno della fondatrice, che si chiama Ornella Primo, che essendo stata insegnante della scuola elementare ha sempre fatto questi corsi di danza per i bambini e di conseguenza ecco che ha avviato questo volano bene. E quindi adesso i bambini sono diventati ragazzi, i ragazzi sono diventati adulti, crescono e nel frattempo portano gli altri esatto. Quindi non finisce qui la danza continua e tra poco ve lo mostreremo su RBE. Prima di tutto però torniamo a parlare di buon cibo e di vino. I danzatori di Brahma li troveremo subito dopo, restate su RBE. Sto coronando un sogno, Sergio, quello di fare una sorta di linea blu, ecco, chiamiamola così, non linea verde, qui su RBE, mostrando quello che accade, soprattutto il ballo, il folk, che è una parola bellissima, che vuol dire popolare, vuol dire
popolare, esatto. Quindi pop. Unione, che ce n'è veramente bisogno in questo periodo. Assolutamente. Ci vediamo tra poco con i danzatori di Bram. Mandiamo una canzone e torneremo a parlare di viticoltura eroica prima di lasciarci trasportare e trascinare dalle note dei danzatori di Bram qui su RBE, in diretta da Tutto Mele. In diretta su RBE Radio TV per Tutto Mele 2023, questa trasmissione speciale dalla piazza del comune. Siamo sotto i portici del comune di Cavour, accanto alla biblioteca. E per chi ci guarda in questo momento anche in TV, su canale 87 del digitale terrestre oppure su RBE.it, in questo momento io in mano ho un buonissimo succo di mela, ma anche con noi è tornato Sergio Bonino, il presidente dei danzatori di Bram. Sergio, ciao, ben ritrovato. E non siamo soli, non siamo soli. Abbiamo con noi il presidente onorario dei danzatori di Bram, Gino. Un saluto, Gino, dai. Un saluto sì, perché dandomi questo incarico l'avevo più di prima. Perciò, non si può fermare, Gino, non si può fermare. Va bene che abbiamo un gruppo numeroso di giovani che sono pieni di buona volontà. Va bene, auguri a tutti. Grazie Gino, grazie per essere stato con noi. Un applauso Gino al presidente onorario, dai, facciamo un applauso pubblico, grazie. Che bellezza, Sergio, ci vuole. Non dimentichiamo che però a Bram noi portiamo sia le mele. Arianna, abbiamo anche le mele. Puoi qua. Portare una mela qua, grazie. Dai. Ecco la piccola Arianna, danzatrice, che porta la mela al gigante Bram. Tu non sei Bram, però vabbè. Ma questa è una che renetta? Cos'è questa? Quella è una renetta. È una renetta, diciamo, troppo grossa. Perché? Perché quest'anno le piante hanno fatto un po' sciopero, nel senso che hanno sofferto troppo il caldo. Quindi, come un po' noi. Allora, questa è una mela che sarà per il gigante, per Bram, giusto? Sarà per il gigante. Adesso balliamo e poi lo portiamo al gigante. Benissimo. Allora, qui abbiamo diversi danzatori e danzatrici. Allora, c'è Margherita, c'è Sara, c'è Giuliana. Mi sono ricordato anche i nomi. Incredibile. E abbiamo soprattutto anche Claudio, che è un nome meraviglioso, ovviamente, perché è come il mio. E siamo pronti per ballare, Sergio. Esatto. Che cosa ci proporrete? Oh, vi proponiamo una curento. Che è tipica... Curento, che cos'è? Per chi è diversamente piemontese come me, che cos'è? È una danza delle valli occitane. Delle valli occitane. Questa è una danza che è della Val Varaita e si chiama Curento di Sampeire. Ok, e noi salutiamo gli amici di Sampeire che ci seguono su RBE Radio, RBE TV in Val Varaita. Siamo stati anche l'anno scorso per la Baio, anzi quest'anno era febbraio, quest'anno. Insomma, abbiamo tanto da raccontare e finalmente da ballare. Si balla, ragazzi. Mandiamo però prima una canzone, ci prepariamo, così i danzatori e le danzatrici di Bram potranno prepararci e offrirci un momento di ballo in questa bella giornata di sole a Cavour. Per Tutto Mele, tra poco su RBE. Pronti per l'esibizione dei danzatori e danzatrici di Bram qui a Tutto Mele a Cavour. Spazio alla musica, spazio al ballo. Thank you.
grazie. Ringraziamo Sergio, ringraziamo le ballerine, le danzatrici, i danzatori di Ibrahim. Andiamo un po' più al centro, Sergio, grazie, avvicinatevi anche voi, dai, stiamo tutti insieme per questa finale di trasmissione. I tecnici video mi stanno odiando perché sono fuori fuoco, ma non importa, noi abbiamo cercato di presentare una curenta, giusto? Dei danzatori di Ibrahim. Sergio, questo in particolare è un ballo tradizionale, ripetiamolo ancora a chi non sapesse di cosa abbiamo parlato. Sì, è un ballo dell'area occitana, è un ballo della Val Varaita, in particolar modo del paese, diciamo, San Pere, di Medievalle. Il paese di San Pere, questa tradizione delle danze occitane. In breve, per chiudere insomma il nostro collegamento qui con voi, con i danzatori di Ibrahim, siete un gruppo di persone di tutte le età. Vorrei sottolineare ancora questo aspetto, perché ci sono bambine come appunto Ciao, c'è tua mamma qui con noi. Come ti chiami? Arianna. Ciao Arianna, prima mi hai portato la mela per il gigante di Ibrahim, poi gliela portiamo? Sì. Ok, grazie. E abbiamo anche insomma giovani danzatrici come Sara, come Margherita, e poi c'è anche Giuliana con noi. Abbiamo anche Fausto. Fausto, grazie. Abbiamo con noi anche, dov'è Claudio? Claudio, vieni, hai un nome bellissimo, lo sai? Ti ho già detto prima fuori onda, perché anche io mi chiamo così, mica per là. Vieni Claudio, accomodati, sarà un caso, chi lo sa? Comunque, qua con noi, sei con noi. Claudio, allora io vorrei parlare del fatto che i danzatori di Ibrahim, in breve, è un gruppo folcloristico. Yes, certo. Di cosa si tratta? Perché un gruppo, in che cosa? In che cosa? Perché un gruppo folcloristico? Che cosa propone? Cultura, soprattutto cultura. Cultura, passione per quello che sono le vicende dei tempi passati, sostanzialmente. Noi andiamo a ricordare attraverso la danza quello che sono tutta una serie di elementi che fanno parte della nostra storia. Questo è l'elemento focale. Il folklore è anche questo, e so che come danzatori di Ibrahim siete in contatto con tante realtà italiane. E io ho conosciuto prima, ho ritrovato gli amici di Uta, per esempio, un paese della Sardegna, del Campidano, quindi della zona di Cagliari, e so che siete in rapporto con tante realtà folcloristiche italiane. Beh, certamente, noi attraverso anche l'Unione Folclorica Italiana, della quale mi onoro di essere parte del Consiglio, ho anche, ahimè, l'onere di essere vicepresidente, abbiamo collegamenti ormai ramificati in tutta Italia, ma non solo in Italia, anche in Europa, perché abbiamo un circuito festival che riunisce centinaia e centinaia di gruppi provenienti da tutte le realtà europee e anche oltre. Questo è molto bello, grazie Claudio per avercelo raccontato, la realtà del folk che è molto viva, è tradizione ma è assolutamente presente e guarda al futuro, ed è la testimonianza le danzatrici, le giovani danzatrici che hanno reso possibile questo. Un saluto a Giuliana. Ciao. E un saluto anche a Margherita. Ciao. Anche il piercing, quindi vedi, sono anche moderni, danzatrici. Vabbè, sono diventare viola. Abbiamo anche Sara. Ciao. Ciao, grazie a tutti, ringraziamo anche Gino, ovviamente il presidente onorario che ha permesso tutto questo. Restituiamo la linea a RBE, a Luserna. La puntata di oggi di Caffè Blu termina qui. Vi diciamo solo che tutto bello ovviamente continuerà ancora nei prossimi giorni. Raggiungete Cavour, c'è tanto da raccontare e da vivere per questa edizione 2023 di Tutto Mele. Un saluto agli amici della Proloco e della Pro Cavour che hanno permesso tutto questo, e un saluto a voi che in questo momento siete qui con noi, qui a Cavour. Un applauso! Un applauso! Grazie! Grazie amici e amiche di RBE, loro erano i danzatori di Ibrahim, li trovate anche su Facebook, quindi tutte le informazioni anche sul web per partecipare e per seguire le gesta di questa bella realtà che abbiamo presentato in chiusura di questa puntata speciale di Caffè Blu. Torniamo domani, non a Cavour ma saremo a Luserna, io sono Claudio Petronella e vi auguro di trovare anche oggi tanti bei motivi per sorridere, ciao!